Sporgo metà del busto fuori dalla trincea. Sento la bombarda avvicinarsi. Mi abbasso e rimango lì, tutto rannicchiato, aspettando lo scoppio che avviene proprio a una decina di metri da me. Dopo 5 minuti un'altra si sente venire. Come prima mi abbasso e aspetto. Tutto a un tratto vedo un grande chiarore, seguito da un terribile fracasso. Sento gridare forte, aiuto, aiuto. Poi un lampo nella testa. Lo psicologo Vincenzo Bianchi spiega gli effetti delle esplosioni sul soldato. La detonazione, il lampo, il calore dell'esplosione, lo spostamento dell'aria, il sollevamento della terra, gli acri e soffocanti fumi si combinano a produrre un'aggressione a tutti e 5 i sensi nello stesso momento. L'effetto è intensificato dalle grida e dalla vista di morti e feriti. Il combattente trentino Tullio Nicoletti annota giorno per giorno il crescere dell'ansia. Questo è un diario proprio, diario scritto lì, in situazione, sotto le bombe, in trincea. Descrive i sintomi di un malessere che non è solo fisico, ma è soprattutto un malessere mentale. 23 del 5, lo scoppio delle mine e la paura di venire scoperti. 10 del 6, tempesta di proiettili di ogni calibro tutto il giorno. 11 del 6, visioni macabre. 13 del 6, continua a rombare il fuoco d'artiglieria, il colpo, il lampo, la veemenza dell'aria, lo sguardo dietro la palla. Nella notte del 14, un quarto d'ora brutto, continue ansie. Questa mattina, ammalato di nevrastenia, sono passato dal dottore. L'ansia orribile, aspettando il bombardamento. Incomincia di nuovo la musica infernale, le sinfonie nemiche, il globo di fumo, il fischio sopra di noi. 22 del 6, ansia. 30 del 6, il male trovato, destinato per l'interno. Ben presto i treni ospedale ripartono dal fronte in direzione opposta. Migliaia di feriti e mutilati vengono trasferiti nelle retrovie. Alcuni degli uomini che salgono su questi convogli non presentano ferite sul corpo. Questi rari filmati sono stati realizzati negli ospedali militari di Silhain e Netley, in Inghilterra. Mostrano soldati colpiti dallo shell shock. Shell shock è il termine usato dagli psichiatri inglesi per definire la nevrosi traumatica che si sviluppa in combattimento. Dopo bombardamenti prolungati e azioni sanguinose, soldati in stato confusionale affluiscono negli ospedaletti da campo e nelle cliniche dell'interno. Le gambe e le braccia sono bloccate da un comando interiore. La mente è come svanita. I soldati colpiti dalla nevrosi traumatica non parlano, non ricordano, non sentono. Tremano e hanno incubi sempre uguali.
rimasti per giorni sotto il fuoco, ossessionati dalla vista dei compagni morti, sepolti vivi sotto la terra smossa dalle granate. Gli uomini reagiscono innalzando un impenetrabile muro di silenzio. Ora soffro ancora di insonnia, poco appetito, dolore di testa ed un tremito quasi continuo per il corpo, specie alle gambe. Ho ondate di calore che dalla schiena mi avvolgono tutto fino alla testa. Di tratto in tratto qualche capogiro e dolore alla schiena. Non ho più la mia tranquillità, sempre agitato. Non sento forza né volontà per nulla. Gran melanconia con frequenti crisi di pianto. Mi sento troppo impressionabile. Ho paura di avere paura. Questi soldati traumatizzati sono una punta di iceberg rispetto a un mondo molto più ampio, che è la grande totalità dei soldati, i quali hanno un impatto traumatizzante con l'esperienza di guerra, non solo in quanto guerra guerreggiata, ma in quanto esplosione della modernità. Le notti diventano giorni, l'elettricità illumina all'improvviso di notte le montagne, la chimica degli esplosivi forma nuovi paesaggi. Pezzi del corpo che vengono distrutti e sostituiti con delle protesi che li surrogano in maniera quasi perfetta grazie alla chirurgia moderna. È un intero mondo nuovo mentalmente che si disegna di fronte a loro, e quindi in questo senso la esperienza dei soldati non è solo quella che sfocia nella malattia mentale, ma è quella del cambiamento generale delle coordinate del giorno e della notte, della vita e della morte, della natura e dell'artificio. C'è nella Grande Guerra una prima manifestazione cospicua di questo fenomeno moderno dello sdoppiamento della personalità, della perdita dell'identità. Nasce dal fatto che gli uomini tutti si sentono parte di un meccanismo, diciamo, inesorabile, nel quale loro non sono più attori, ma sono comparse. Non sanno più chi sono. L'essere inseriti in sistemi, in meccanismi automatici che regolano la tua vita dall'esterno, ti dà la sensazione di non essere più protagonista e quindi di essere almeno due cose insieme. Soldato Preston, 19 anni. Amnesia, afasia, indifferenza alle parole eccetto che per il termine bombe. Molti soldati traumatizzati replicano le posizioni che assumevano sotto il fuoco. I bombardamenti continui della guerra di trincea producono nei soldati una forma di stress, direi, primordiale, perché il bombardamento induce a nascondersi, a mettersi sottoterra, a mettere la testa dentro quella terra che in qualche modo protegge. Dopo i bombardamenti, arriva il momento dell'assalto e del corpo a corpo. Cara moglie, domani è l'assalto per la conquista di Montesanto. Penso di poter scrivere due righe prima di andare alla morte. Il pericolo maggiore del soldato era quello di andare all'assalto, di andare all'avanzata. Quando arriva l'ordine dell'assalto, tu devi uscire
della trincea, strisciare sul terreno, il terreno che è quella terra di nessuno in cui vedi le esplosioni, vedi i compagni morti delle avanzate delle battaglie precedenti, devi strisciare il più possibile fino ai campi di filo spinato, devi oltrepassarli, in qualche modo poi devi alzarti e andare contro la trincea avversaria. Nella trincea c'è il nemico che ti punta il fucile contro, che ti punta la mitragliatrice contro, e in quel momento io sono di fronte alla morte. E questa è la situazione universale dei soldati in trincea nella Prima Guerra Mondiale. Il mio orologio segna le 15:30. Alle 16 lo scatto. Mi sento nervoso. Getto la sigaretta, guardo i miei soldati. Sul volto pallido, sporco, stravolto, un tenue velo di dolore infinito. Talvolta le trincee avversarie distano solo pochi metri. Da una parte e dall'altra della terra di nessuno si vivono stati d'animo identici. Gli italiani spostano il fuoco di sbarramento, allungandolo al di là delle trincee, sulle strade di arroccamento. Ogni vecchio combattente conosce questo attimo. È il momento in cui tutti coloro che si trovano rannicchiati nelle buche afferrano bombe a mano e pugnali e si tengono pronti a slanciarsi. Al mio orologio pochi minuti alle 16. I battiti del cuore sembrano colpi di martello nel petto. L'aria è satura di richiami disperati. Il bombardamento langue un poco qua e là. Le 16 al mio orologio. Il cuore mi schianta. Tutti gli sguardi cadono su di me. Il maggiore mi facendo con la mano, un urlo. Ma a pochi passi dalle trincee nemiche siamo inchiodati al terreno da un fuoco violento, da una pioggia di bombe, dal lancio di enormi pietroni. È cominciato l'olocausto. Salta fuori dalla trincea uno, poi l'altro, poi quell'altro. Non ci si vede più perché la vista era confusa. Saltavano su, facevano neanche tre passi e restavano lì attaccati ai reticolati, smirati dalle mitragliatrici. I più tanti sono rimasti sul filo spinato, un inferno, tutti uccisi. Sul terreno sono rimaste più di 1000 morti. Era critica. Poi avvenne più crudele sciagura. Dalla nostra trincea partivano delle fucilate a noi dirette. Chi era che vigliaccamente ci sparava alle spalle? Il maggiore Chiesa, che ad ogni costo pretendeva che si doveva andare avanti. Questa necessità di conquistare assolutamente ad ogni costo la trincea imponeva assalti ripetuti, spesso anche condotti con gli stessi reggimenti che avevano eseguito senza successo l'attacco precedente. La guerra moderna, di cui la Prima Guerra Mondiale è un primo esempio straordinario, non è più una serie di battaglie come le guerre classiche. Anzi, addirittura le battaglie non esistono più.